Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e sono qui per un video molto importante secondo me, soprattutto per voi, perché vi faccio vedere un pochino nel primo giorno veramente di FIFA 18 che ho utilizzato, ovvero giovedì, cosa sono riuscito a fare. Bene sì, giovedì ho iniziato diciamo a lavorare dalla web app per accumulare dei crediti. Ovviamente la web app è aperto mercoledì pomeriggio sera, però io ero fuori, quindi non ho avuto tempo di starci, ho solo aperto i pacchetti e ho trovato un po' di roba, niente veramente di che, però sicuramente qualcosa di utile soprattutto per iniziare. E quindi il secondo giorno sono partito già dalla mattina a fare le sfide creazione. Bene sì, perché il modo più semplice, più veloce, più sicuro per fare crediti quest'anno dall'inizio su web app sono le sfide creazione. L'anno scorso non si potevano fare da web app, quest'anno sì, ed è stato un cambiamento veramente radicale. Infatti non tutti le hanno fatte, ma quelli che l'hanno fatte hanno accumulato crediti così che da potersi permettere dei buoni giocatori. Infatti state vedendo qua sotto tutte le mie clip che ho registrato giovedì, che sono stato veramente tanto alla web app, penso 3-4 ore abbondanti, che insomma mi ha un pochino rovinato la giornata, però mi ha fatto arrivare alla fine con un bel po' di crediti. Poi vedrete anche alla fine chi sono andato a prendermi con tutti quei crediti. Ho fatto tutte le sfide creazione possibili, partendo dalle più semplici che ti davano dei giocatori, dei pacchetti non scambiabili. Però tutti i non scambiabili che ho trovato, o quasi tutti, li ho riutilizzati per le sfide successive, quindi sono stati molto utili. Ovviamente bisogna anche avere fortuna, e bisogna avere la fortuna di avere l'account sbloccato sul mercato, perché molti hanno l'account bloccato. Mi dispiace per chi ce l'ha, ma non si può fare niente. Un mio amico ha provato anche a cedere da una console di un altro nostro amico che aveva il gioco in anticipo, infatti ha già il gioco lui per sua fortuna, ha provato a cedere su quella console col suo account, lì il mercato è sbloccato, però ovviamente non è che gli può fare mercato il nostro amico, lui è tornato sulla web app ma è ancora bloccato, anzi lo hanno tra virgolette bannato per attività illecite, insomma non ho capito bene, quindi non ci provate, se avete il mercato bloccato non c'è modo, dovete aspettare l'uscita del gioco e poi una volta dal gioco potete farlo da lì il mercato e vi sbloccherà a sua volta il mercato sulla web app, probabilmente giocando qualche partita. Comunque, se avete il mercato sbloccato, fare le sfide creazione è importantissimo. Magari all'inizio rimarrete un pochino stretti con i crediti, ma fidatevi che ce la fate, perché io ho avuto abbastanza sfiga soprattutto all'inizio di giocatori, e poi vedete ho trovato due giocatori abbastanza importanti. Il primo è Naby Keita, un 83 della Bundesliga, però molto buono quest'anno, anche 4 stelle skill, molto completo, CC molto completo, ha fatto una buonissima stagione all'Ipsia, quindi ha avuto un bel upgrade. E poi il secondo, nelle sfide un pochino più difficili, dove ti davano una mega pack, quindi un pacchetto da 35k come premio, e in più un pacchetto da 55k, quindi un rare mega pack, un pacchetto mega raro, dove non ho trovato niente in questo pacchetto da 55k, ma in quello da 35k ho trovato Mustafi If, quindi il primo If di questo FIFA 18. L'ho trovato dalla web app, incredibile, non pensavo di arrivarci, però effettivamente con le sfide creazione, con le SBC, avete tanti pacchetti, quindi la probabilità di trovare qualcosa veramente di buono c'è. Mustafi, che non valeva tanto, intorno ai 23.000 crediti mi pare dove l'ho venduto, però sono comunque 20.000 che ti aiutano a fare mercato. Infatti vendendo poi tutti i giocatori che ho trovato, soprattutto da questi due pacchetti dove ce n'erano tanti anche che valevano 3-4.000 crediti, il che andava più che bene, ho trovato anche un Danilo che valeva più di 3.000 crediti, ho trovato Schmeichel, ho trovato due Otamendi, insomma tanti giocatori che valevano abbastanza. Ho venduto tutto e sono arrivato a 60.000 crediti preciso. Ho venduto anche il Naby Keita che avevo trovato in precedenza. 60.000 crediti mi hanno permesso di fare praticamente una Barclays. Ho deciso di fare una Barclays non tanto perché volevo giocare con la Barclays, anzi come avete visto dal video voglio farmi in teoria all'inizio una bella squadra skillata, però
aspetto di avere il gioco, di fare un pochino di crediti magari con le partite, e quella me la faccio tranquillamente. Ho deciso di andare sulla Barclays perché ovviamente tutti andranno sulla Barclays e quindi i prezzi della Barclays saliranno. Come vedete, mi sono preso come punta centrale, cioè come obiettivo principale, ho preso la Cazette, che secondo me è un giocatore che può arrivare anche sopra 100.000 crediti di valore all'inizio, perché è uno dei migliori attaccanti della Premier League insieme a Lukaku, secondo me, anche Ibra c'è, ovviamente, però Ibra già stava sopra i 100.000 crediti, Lukaku stava a 60.000 crediti, ho trovato la Cazette sotto i 40.000 crediti, sono riuscito con l'asta a prendermelo a 31, infatti se avete già i crediti il secondo giorno è tanta roba, cioè vuol dire essere uno dei pochi a poter fare aste per questi giocatori. Se poi tutti gli altri, insomma quei pochi altri che ci sono, non sono loggati, insomma quel giocatore è veramente vostro. Ho visto andare via un Neymar a 50.000 crediti, ragazzi, 50.000 crediti è pochissimo, tanto che quando io sono andato a cercare la casetta Neymar stava già a 600.000 crediti, quindi cose veramente assurde. Comunque sono preso la casetta a 30.000 crediti e un Minson a 7.700, mi pare 7.500, insomma poco, adesso non sta molto di più, però aspetto un paio di settimane, una o due settimane, e vedrete che i prezzi saliranno alle stelle. William 13.000 crediti, Company 7.700, anche lui circa, poi ho preso Gueye, ho preso Rose, ho preso dopo anche qualche altro giocatore proprio per completare la squadra, ma giusto per completare ho preso Michael Keane, ho preso Moses, ho preso Foster in porta, Roque Mesa, poi avevo già un CC, quindi diciamo la squadra è completa, una full Premier, anche per avere una squadra con cui iniziare il gioco appena mi arriverà, se non la vendo prima. Questo è tutto da vedere in base a come sarà l'andamento dei prezzi, quindi vi consiglio di monitorare tutti i vari giocatori per vedere un pochino fino a che prezzi possono arrivare. Ovviamente la Cazette è già salito di un bel po' di crediti, infatti me lo sono preso a 31.000, ieri l'ho visto a 50.000 crediti, oggi non so quanto sta perché ovviamente il video lo registro prima. Poi Minson l'ho preso a 7.000 qualcosa, stava già quasi a 10.000. Company non era salito molto, ma anche perché non ha una carta così interessante. Non è malissimo come carta, 85 di overall, quindi in teoria dovrebbe salire anche lui. Willian, anche lui non è salito di tanto, poco più di 1000 crediti, quindi mi aspetto da lui che salga molto di più. Rose era salito di un paio di K, idem Gueye, insomma, secondo me ho fatto delle buonissime cose. La squadra al momento che registro il video ha un valore di circa quasi 100.000 crediti, quindi in teoria 40.000 crediti me li sono già guadagnati, però aspetto e spero che arrivi anche intorno ai 200.000 crediti, secondo me ci può arrivare, ha le potenzialità per arrivarci questa squadra. Quindi ragazzi, vi ripeto, il consiglio è accedere alla web app, riscattare tutti i premi, tutti i pacchetti, ma andate a fare le sfide creazione, è importante, partite da quelle più semplici e poi via via fatevi quelle più difficili per arrivare a sbloccare dei premi molto sostanziosi, insomma un pacchetto da 35k, un pochetto da 55k è tanta roba. In teoria avrei potuto continuare, avrei potuto magari comprare i giocatori e rivenderli subito per poi fare altre sfide creazione e continuare a sperare di accumulare crediti, però in teoria quello che avevo trovato mi basta e avanza, anzi quel Mustafif, con quello lì mi sono fermato, ho detto va bene, ok, le altre sfide le faccio quando esce il gioco perché così sono abbastanza a posto, insomma ho già fatto un bel po' di crediti con un solo giorno di lavoro, quindi avete visto con un giorno di web app cosa sono riuscito a creare. Adesso sto riscattando tutti i premi, spero che mi arrivi qualcosa di interessante per poter riprendere a fare qualche altra sfida di reazione, magari venderò quel giocatore che mi serve per prendere quei giocatori che poi andranno a essere scambiati per un pacchetto per poi riprendermelo magari col pacchetto dopo, visto che in teoria, secondo i miei calcoli, ci guadagnate sempre all'inizio delle sfide creazione perché le andate a fare con giocatori che costano poco, però perché ancora la gente non ha creato le rose su Footbin, quindi non si sa quali sono i giocatori precisi, ognuno la fa per sé, quindi in teoria vedete anche le squadre che ho utilizzato io, però voi fatelo in base ai giocatori che avete trovato nei vostri pacchetti, quindi non ci sono, diciamo, dei giocatori magari anche di overall basso che valgono tanto proprio per le sfide, ma valgono tutti poco, cioè tutti i giocatori non rari valgono veramente pochissimo, quindi io vi consiglio di farle tutte finché potete e di guadagnare più crediti possibile e poi di investirli in giocatori che sicuramente andranno a salire. Io ho pensato un po' alla Premier perché sarà ovviamente il campionato più utilizzato, però in teoria avrei potuto anche prendermi semplicemente un Robben
e che poi sarebbe salito sicuramente, mi sarebbero avanzati 10.000 crediti, mi sarei potuto prendere un Manolas, ad esempio, che sarebbe alzato sicuramente di prezzo. Però ho deciso di farmi una squadra anche per avere, diciamo, una sicurezza, una banca. Male male, se non sale comunque, se non salgono i prezzi, io la squadra già ce l'ho. Sono già pronto per la prima Weekend League, quindi questa è stata la mia prima giornata di Webup. Spero di poter sculare un altro pochino e di poter guadagnare altri crediti. Raccontatemi voi come vi è andata, se avete trovato qualcosa di buono nei pacchetti, se avete il mercato sbloccato, se avete fatto qualche sfida, a chi siete arrivato. Insomma, voglio sapere qua sotto nei commenti cosa siete riusciti a fare, sia che lo abbiate fatto da solo, sia che l'abbiate fatto dopo aver visto questo video. Vi invito quindi a lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto e se vi potrà essere utile, anzi spero vi possa essere utile. Iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi invito a passare dal secondo canale, alla pagina Facebook e profilo Instagram che trovate in descrizione. E vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant.